pomeriggio a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come vi avevo accennato, oggi vi mostro la seconda parte degli acquisti per Edo, ovviamente fatti da Pecco, che è l'ultima parte degli acquisti che ancora non vi avevo mostrato. Vi avevo anche detto che comunque da Pecco avevamo trovato tantissime cosine super in offerta a bassissimo prezzo e di conseguenza ne avevamo approfittato per fare appunto shopping un po' generico per quanto appunto riguarda tutte le cosine per Edo. Allora, qui ci sono un po' più di cose rispetto a Primark, proprio perché i prezzi erano veramente bassissimi e le offerte di conseguenza erano assolutamente pazzesche. Iniziamo da questa confezione da 4 pacchi di salviette per bambini che abbiamo pagato 4 euro, quindi praticamente 1 euro a confezione. Sono salviettine della Lula, sono salviettine intime e ogni confezione contiene 72 pezzi. Questi qua, al costo di 2,50 euro, abbiamo trovato questo fantastico pigiamino azzurrino con i bottoncini che vanno dal collo fino al piedino, molto comodi e pratici. E questo qua, se non vado errato, esatto, è un 3-6 mesi, quindi 68 centimetri. Ovviamente negli acquisti, come già vi avevo detto, non ci siamo limitati solamente a prendere cosine per Edo che andassero bene appena nato, ma ovviamente ci siamo portati anche un pochettino più là, giusto ad avere qualche vestitino man mano che cresce. Poi, guardate questi pantaloni quanto sono carini, li abbiamo pagati 5 euro, ma sono veramente carinissimi. Abbiamo questo pantaloncino beige con le bretelle. Gabriele se n'è innamorato perso e io ce lo vedo bene messo in abbinamento al figlio, papà e figlio vestiti simili, perché anche Gabriele ha un pantalone di questo stesso colore. Sembra quasi lino come tessuto, è veramente molto molto bello e leggero, quindi ovviamente è un acquisto che abbiamo pensato per la prossima primavera barra il prossimo autunno. Andiamo avanti, guardate che carino questo set da 2 pezzi pagato 4 euro scontato, dove abbiamo questo bodino azzurro con questi ricamini bianchi, molto carino, e ha anche una taschina con questa barchetta e ovviamente anche i pantaloncini dietro. Altra chicca, questo bodino che veramente, ragazzi, fa di una tenerezza incredibile, è un bodino pagato 3 euro con l'orsacchiotto a righe bianco e blu, ma mi piaceva anche il contrasto con la parte del colletto di questo marroncino. Veramente uno spettacolo, è un tessuto molto morbido e non è neanche leggerissimo ma neanche pesantissimo. Poi altri 2 pezzi pagati 4 euro e sapete la fissa per Gabriele dei dinosauri, guardate questa felpetta quant'è carina. Dentro è calda ma non troppo, e c'è sia così beige e poi abbiamo l'altra classica verdina in questo modo, molto semplice, senza grafiche, senza disegni, solo appunto una felpina. E poi adoro Little Dino perché lui è veramente un piccolo dinosauro, e poi lo sapete che per me il suo soprannome sarà Dino o Din, proprio perché lo stiamo chiamando piccolo dinosauro, è un soprannome che per Edo ci calza perfettamente. Andiamo avanti, altro set da 2 pezzi pagati 4,50 euro e abbiamo anche qui bodino pigiamino con tutti i dinosauri, però non hanno le gambe lunghe, non mi viene adesso il termine, comunque sono, vedete, a pantaloncino corto, diciamo, con i bottoncini al di sotto, e abbiamo questo bianco con tutti i dinosaurini e poi abbiamo quest'altro sul grigio carinissimo con questo taschino e questo dinosauro che mi ricorda tanto Pidino della Valle Incantata. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, l'ha mai visto, ma all'epoca era uno dei miei cartoni animati preferiti. Poi abbiamo preso 2 al posto di 1, quindi una confezione da 2 pacchi pagati 2,50 euro di questi pantaloncini con i pidini, di questo azzurrino molto bello, uno a righe bianco e azzurrino, l'altro invece totalmente azzurrino, ma sono super super carini. E siccome Gabbo non era contento, abbiamo preso questo set che è 0-3 mesi, ma poi siccome gli piaceva tanto ha preso anche 3-6 mesi, quindi li ha presi anche un pochettino più grandi, uguali ma più grandi. Questa è una chicca, costata 5 euro, perché questa qua non è in sconto, ma è troppo bellina, guardate questo body, è un body con la camicia, fantastico. Voi potete immaginare questo
Bodino con la camicia sui pantaloni che vi ho fatto vedere prima, quelli beige con le bretelle. È un outfit pazzesco, però era troppo carino. Ed è, credo che sia la prima camicetta che prendiamo per Edo. Poi abbiamo preso. Questi sono da mettere nella valigia del parto, perché abbiamo preso per 3 euro questa coppia di due cappellini e due paia di guantini da neonato, quindi proprio da mettere all'interno della valigia parto, come vi stavo dicendo. E abbiamo questo cappellino blu con i guantini blu, poi questo cappellino con gli orsacchiotti, vediamo se riesco a mostrarvi la grafica, i disegnini, ok? Abbinati ovviamente ai guantini con gli orsacchiotti, fa una tenerezza incredibile. Ma in caso non fossimo contenti, ne abbiamo preso ancora un altro come cappellino ad un euro, così, arancione, bellissimo, ma c'ha queste orecchiette e i laccetti lati, senza contare la scritta Dino Boy. Accidenti, devo mettere a fuoco, guardate. La scritta Dino Boy al di sopra del cappellino, è un amore. Siamo usciti pazzi per questi cappellini per i bambini. Poi abbiamo preso questa confezione da 2,50 euro di tre bavagliette plastificate, quindi facili anche da pulire e lavare, ovviamente a tema dinosauro. Quindi abbiamo questa bavaglietta, quest'altra bavaglietta, vedete che ha tutti disegnati i dinosauri in blu sullo sfondo azzurro, e quest'altra ancora con queste foglioline. Però almeno sono un tessuto lavabile perché è plastificato, ma non è rigido, quindi rimane comunque un tessuto morbido. Poi, ragazzi, questo è meraviglioso, meraviglioso. Avete presente alla ricerca di Nemo? Nemo? Perfetto. Gabriele è riuscito a trovare questo pigiamino bellissimo, 0-3 mesi, quindi da mettere proprio i primissimi tempi, pagato 4 euro, però è azzurrino con tutti i piccoli Nemo ed è bellissimo, ha i bottoncini anche questo fino al piedons e ovviamente i piedini sono compresi nella tutina, è veramente uno spettacolo. E penso proprio che questo sia uno di quegli articoli che finirà nella valigia parto. Poi abbiamo preso queste calze 3-6 mesi dai 62-68 centimetri in cotone, sono calze lunghe con il dinosauro. Adesso qua vediamo se riesco, perché ve le volevo far vedere interi. Sono proprio calze lunghe e guardate, sotto i piedini ha le pattine antiscivolo. Sì, io le chiamo pattine come quelle dei gatti, ma non sono pattine comunque. Hanno le calzette antiscivolo sotto. Sono molto molto calde dentro, mi piace perché è un tessuto simile all'asciugamano. Adoro il fatto che sul culetto ci sia questo dinosauro. Altra cosa, sempre altre calze, sempre come queste che vi ho appena mostrato, ma questa volta sono sull'azzurrino. Anche qui abbiamo i dinosauri sopra. E sui piedini abbiamo queste zampette di dinosauro e anche qui abbiamo la parte antiscivolo sul retro. Abbiamo ancora preso per 1,50 euro questo sonaglino che va bene anche per le gengive, guardate quanto è carino, ed è metà tra il blu, tra questo azzurrino molto tenue e molto pastello e questo beige anch'esso pastello. E c'è anche dentro i sonaglietti. È il primo gioco che abbiamo comprato. Sono i primi giochini tra virgolette che abbiamo comprato per Edo e che vorremmo tenere solo questi, quindi noi gli amici, i parenti lo sanno che non gradiamo giochini. E a proposito di giochini, gli unici, ripeto, che avrà Edo adesso che è piccolo, perché è troppo piccolo, è questo dinosauro azzurro che Gabbo ha preso per il passeggino o comunque per il seggiolino dell'auto. Ultimi, no scherzavo. Allora queste ve le mostro dopo, scusate. Poi ancora una roba che ci mancava e onestamente a cui non avevamo pensato è che non avevamo la cordina ciuccio, perché comunque ciucci li abbiamo, ce li hanno anche regalati, ma appunto non avevamo la catenina. E quindi Gabriele ha trovato a 2,50 euro, anche questo scontato, questa catenina porta ciuccio grigia, fatta così, quanto è carina. E questa è l'unica che abbiamo, era una di quelle cose che onestamente non, a cui non avevamo neanche riflettuto, a cui non avevamo pensato, però quando l'abbiamo vista ci siamo resi conto che era una cosa che in realtà ci mancava e quindi l'abbiamo presa. Poi, ultime due chicche di questo unboxing di Pecco, sono due copertine, due piumini per la culla. Una, se vi ricordate, ve l'avevo già mostrata, quella azzurrina presa da Primark, che quella è quella che vorremmo tenere per la carrozzina quando usciamo, oltre alla copertina di Gabriele che, come vi dicevo, ha fatto a mano con l'uncinetto.
Mentre invece queste qua le abbiamo proprio prese apposta per la culla e sono queste qua. Allora, questa, la prima, è bianca, ma come disegnini ha questi musetti d'orso bianchi e marroncini beigioline con le zampette dell'orso, le impronte dell'orso. Dietro è semplice così, quindi non ha nessuna grafica, ma è semplicemente beige. E poi, volendo, questa coperta si può anche trasformare in un, tra virgolette, sacco nanna, perché all'estremità, vedete, abbiamo il velcro. Quindi possiamo attaccare l'estremità andando appunto a creare poi intorno al bambino un sacco nanna. Qua c'è un punto, qua c'è l'altro punto. Poi ovviamente adesso non l'ho piegato, ma era solamente per farvi vedere che appunto si chiude. Ed esce anche il fiocchettino fuori. Quindi dentro rimane tutto orsacchiottoso e fuori alla chiusura abbiamo questo fiocchettino carinissimo. Questa coperta l'abbiamo pagata 6 euro. Quindi veramente una cifra irrisoria, non vedo l'ora di fargli la culla, proprio di fare il lettuccio. E poi l'altro piumoncino che abbiamo preso, sempre molto caldo, è bianco, ma anche qui abbiamo Winnie the Pooh. E sapete che ho già preso delle cosine a tema Winnie the Pooh per Edo, io sono patita per Winnie the Pooh. Quindi quando ho visto questa copertina me ne sono innamorata, ho detto no, la voglio per il lettino di Edo, assolutamente. Anche questa è costata, no scusatemi, questa è costata 8 euro. 8 euro questa copertina perché è della Disney e anche qui vale lo stesso discorso di prima della serie che si può chiudere col velcro e abbiamo poi un sacco nanna volendolo, possiamo chiudere come se fosse un fagottino ripieno di crema, quindi abbiamo anche queste due coperte nuove che fanno parte appunto del set Corredino. Per quanto riguarda la culla di Edo, sono tutte cose molto carine e di cui effettivamente avevamo bisogno, anche perché molte delle cose che vi ho mostrato dovrò poi appunto metterle nella valigia a parto e quando ci sarà il momento di fare la valigia a parto l'andremo a preparare insieme. Quindi vi farò poi un video dove vi mostro appunto come preparo e come organizzo la valigia per il parto, per l'ospedale. E niente ragazzi, questo era tutto quello che abbiamo comprato da Pepco, come avete visto molta più roba rispetto a Primark. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi acquisti, ma soprattutto che cosa ne pensate delle due copertine che ho preso per la culla di Edo, perché sono troppo affascinata da Winnie the Pooh, mi piace. Comunque, ricordo che questi sono acquisti che abbiamo fatto a inizio settembre, solo che appunto tra una cosa e l'altra mi ero dimenticata di mostrarvi. Ho altre cosine da farvi vedere di Edo? Sì, perché ci sono arrivati degli altri regalini, però penso che ve li metterò poi in uno short. Mi raccomando, consigli sono sempre ben accetti, quindi mamme o neomamme, se avete qualche consiglio da darmi scrivetemelo per favore, perché comunque uno non smette mai di imparare e voi molto spesso mi siete veramente molto utili. Ci vediamo nel prossimo video. Vi lancio un bacione grandissimo. Ciao a tutti!